Bentornati a Balcony TV Trieste. Oggi siamo in compagnia dei Gaggio Rom Collective che ci suoneranno Aven Romale. Yeah, grazie ragazzi, fantastico, complimenti, super, figon, fighissimo. Grazie. Grazie. Parlerò con Andy, è stato un piacere ragazzi avervi questa prima giornata di primavera, finalmente. È un piacere nostro. Ci abbiamo messo 2 mesi per organizzare, è venuto Burian, tempeste, cose, finalmente siamo qui e finalmente abbiamo il piacere di sentirvi dal vivo. Grazie. Andy, raccontami un po', questo intanto è il vostro ultimo disco registrato alla Casa della Musica qui a Trieste, giusto? Sì, abbiamo registrato questo febbraio. E in 6 ore perché avevamo poco tempo, eravamo un po' in fretta, insomma è un lavoro totalmente live e quindi quello che c'è senza tagliacuci e cose del genere. Presa diretta, è divertente, speriamo, è suonato bene, abbiamo il nostro maestro Berchi Giurai al violino. Buongiorno, presenta ciao. Pure la band, anche raccontaci quando vi siete conosciuti. Che molto... Sì. Cristiano De Vittore alla chitarra. Ciao a tutti. Ionel Fedesco alla fisarmonica. Ciao. Io sono Andrea Medeotta, il contrabbasso, vabbè. È nato per strada, noi siamo musicisti di strada, ci suoniamo ormai da un bel po', da... anni. 2012, forse anche prima. No, un bel po' prima, secondo sì, me. Sì, sì. Nel 2012 abbiamo fatto il primo disco, in effetti, e sempre con questa forma della presa diretta che sia più verosimile a quello che suoniamo, insomma. Suonate anche molto, oltre a Trieste, anche in giro, no? Si gira il più possibile, in tutte le situazioni possibili. Com'è sì. La risposta del pubblico qui a Trieste? C'è gente che avete creato una fanbase che vi segue anche per, ma... che per strada vi ferma? Ma sì, guarda...
alla fine il pubblico della strada è così variegato, hai sia le persone che fanno casa lavoro, lavoro casa, che passano magari dove suoniamo noi e quindi ci sono grati per questi momenti musicali così estemporanei, e chi si ferma anche a ballare del tango o dei valzerini, bello anche perché ci dà attenzione le persone di una certa età che magari ascoltano una musica che magari non tanti fanno, ecco, no? Per strada, appunto il valzer, le polka, queste cose qui. Certo. È così, insomma, è un po' variegato. Dopo, se c'è da far festa, si fa festa, se c'è da sposarsi, ci si sposa. È così, insomma. Fantastico. Sì. E tutte le informazioni le troviamo sul vostro Facebook, no? Gage Aram Collective. Sì, esatto. Lì esatto. Avrete anche delle date prossimamente? Abbiamo delle date, dei matrimoni. Sì. Poi si suona sempre per strada, si fa questo, insomma. Fantastico. È il miglior modo forse per fruire la musica e per suonare anche. Io penso che sia bello, senza palco, così diretto. Diretto, chi c'è, esatto, fantastico. Complimenti, continuate. Grazie. Così, veramente è stato un piacere sentirvi suonare. E, insomma, grazie. Ascolteremo con super piacere il vostro nuovo disco e anche guarderemo i video, no, che sono su YouTube, sì. Sono stati sì. filmati dal nostro Damiano Tommasi qui, che ha fatto... Esatto. E dobbiamo ringraziare anche per Gabriele Centis. Gabriele Centis, certo. Zaffred. Sì. Dai cari amici musica. Che ci hanno aiutato comunque in questo periodo a registrare, questo. Insomma, ci supportano, insomma, e chiaramente le nostre famiglie e tutti. Grazie mille ancora. Grazie mille. Da Marco Valva, Damiano Tommasi, riprese, Balconi TV Trieste, vi dà appuntamento alla prossima puntata.